Faccio schifo su un divano con l'Hendrix in mano. Lascio tutto a caso, faccio tutto a caso. E poi arrivi tu, con gli occhi in Agara dove vuole il sole. Una nuotata. Non sai che la testa va al condizionale, può cambiare sempre o restare uguale, come la paga aspetto nel locale dove vado sempre. Ma faccio schifo su un divano con l'Hendrix in mano. Lascio tutto a caso, faccio tutto a caso. E poi arrivi tu, con gli occhi in Agara dove vuole il sole. Una nuotata. Ma vorrei due mazzi di chiavi per la stessa porta. Dividere il caffè e anche la doccia. Ho fatto un salto nel vuoto, nei tuoi occhi mia cara. Il tuo nome è, ma io ti chiamo casa. Ma faccio schifo su un divano con l'Hendrix in mano. Lascio tutto a caso, faccio tutto a caso. E poi arrivi tu, con gli occhi a gara dove vorrei il sole fare. Una nota. Codice 01U, ovviamente voi potete votare in qualsiasi momento tutti e quattro gli artisti, perché appunto le canzoni sono edite. Codice 01U, ricordo i numeri, 894001 da telefono fisso e 475-4751 per un sms, in questo caso con il codice 01. Bene, eccola qui U e cominciamo, vorrei cominciare da Piero Pelù. Piero. Madonna, sembri il professore quando deve interrogare, ma donna ragazzi, di solito comincia con Barbarossa. Ma vestita anche lei, insomma. Ragazzi, non sono preparato, prof. Allora, c'ho tante cose da dire, perché te racconti un mondo veramente particolare. Al di là del tuo viaggio anche di look, no? Un po' Sinéad O'Connor, se vogliamo ritornare agli anni Ottanta. E c'hai questa anima artistica veramente a 360 gradi che mi piace moltissimo. Ci sono alcune linee del tuo testo che sono meravigliose, tipo la testa va al condizionale, che immagino sia ispirata a Zaia, no? Che non azzecca un congiuntivo o un condizionale, giusto? La posso utilizzare come battuta per il futuro. È un testo politico questo. No, non credo. Salutiamo Zaia. E, no, veramente interessante tutto il tuo progetto,
non voglio dilungarmi troppo, ma ci sarebbe da parlare lungamente. E il voto? E il voto è un 10 pienissimo. Beh, grazie. Partiamo con grazie. Il massimo. Curioso di ascoltare e di sapere il voto di Beatrice Venezzi, che ho visto molto attenta. Ero molto attenta effettivamente perché mi è piaciuta la tua performance, devo dire la verità. Eri più a tuo agio sugli strumenti, questo lo valuterei anche per le prossime volte. Hai una voce che ha una sua identità, una musica che ha una sua identità. È molto personale, un linguaggio, c'è una ricerca all'interno, voglio dire, rispetto a tutto il mondo musicale appunto che porti con te, e questa cosa mi piace molto, soprattutto perché non è classificabile, non la posso mettere in una categoria, e questa cosa a me piace moltissimo, in verità, perché trovo... Grazie mille, questa per me è la cosa più importante. Bene, grazie. Mi fa piacere. Un po' di incertezze vocali, forse dovute, specialmente nella prima parte, forse dovute un po' all'emozione. In generale mi è piaciuta veramente molto, guarda. Grazie mille. Voto di Beatrice Venezia U. Non ti do il massimo perché credo che tu possa sperimentare ancora e che la tua vena in realtà vada ancora da altre parti, quindi ti sei un po', come dire, sei stata un po' nella zona di comfort in questa situazione. 9. Grazie. Bene. Grazie. Morgan. Allora, devo essere rapidissimo, no? Cioè, nel senso, devo essere veloce perché voglio dire tante cose, però farlo breve. Allora, il tuo modo di cantare è la cosa che mi piace di più, perché hai trovato un tuo modo di pronunciare le parole in italiano, e questo a livello cantautorale è importante, lo sa bene anche Luca Barbarossa, che è cantautore colto, che quando ogni volta c'è stato un upgrade della canzone italiana è stato anche proprio da questo punto di vista, come cantare il testo, l'inflessione dialettale piuttosto che le caratteristiche, anche proprio gli errori, no? Pensate a Vasco Rossi, Giovanotti, tutte le volte che la canzone ha fatto uno step, si è inventato un modo nuovo di stare sul testo proprio con l'italiano, e lei è una di queste cose, lei ha il suo modo, tutto nuovo, pronuncia le consonanti in modo strano, mi piace, sono suoni, è come uno strumento proprio la voce, però la base invece, chiamiamola base, anche se differenza tra voce e base è una dicotomia veramente un po' minimale, però vabbè, il mondo musicale tuo è un po' da club, diciamo. Sì. E questo fatto lo limita a livello dinamico, cioè il pezzo inizia in un modo e finisce allo stesso modo. E questa cosa qua è proprio che cala l'energia di brutto. Invece una canzone ha una costruzione, per cui alla fine devi arrivare a un'esplosione. Tu invece così cioè alla fine sei veramente sul divano dal cazzo, cioè alla fine della tua canzone ti senti come nella canzone, cioè così, sprofondato dentro nella canzone, e io ho perso completamente tutto quello che all'inizio mi è sembrato un mondo così psichedelico, ma alla fine mi sono un po' annoiato, cioè questo non vuol dire che è proprio un problema della base. Tu che fai la produzione, hai detto che produci, cerca di farla crescere sta base, no, se, dall'inizio alla fine, cioè è proprio piatto dinamicamente, no? Guarda, l'unica roba è dinamica, per il resto è una figata. Okay. E quindi vabbè, il voto ti il voto io direi curioso. Che no, ok, 8. Ti ringrazio. 8. Grazie a te. È un gran bel voto. Chiudiamo con Luca Barbarossa, il cantautore colto. Grazie Morgan, io domani mattina sarò ancora domani più è ospite, domani è ospite a Radio 2 Social Club. Morgan, avevo deciso di trattarlo molto bene, ma lo tratterò ancora meglio, gli faccio trovare il cappuccino col cornetto. Brava, a me piace la tua proposta, tutto sommato sono state dette tutte cose, addirittura alcune me ne ero appuntate, la testa va al condizionale, veramente ce l'ho sul pizzino, te lo faccio vedere dopo, sono cose che mi hanno colpito molto. Mi piace la tua proposta, io non disdegno, Morgan ha fatto un'analisi molto attenta, però io non disdegno il valore ipnotico di questo arrangiamento. Posso aggiungere una cosa? Che nella forse si perde un po' la dinamica, no? Dall'audio studio, però una cosa a cui io tengo moltissimo è un po' tipo la Terry Riley, no? Cioè creare degli elementi, ritirarli nel tempo e cambiarli nel corso del tempo, e a me piace la musica club per questo. Allora, in realtà io poi vengo da un altro, vengo guarda, da jazz, vengo da innanzitutto io ti darò il massimo del voto, quindi ci tengo a dirlo, ma lo sai perché? Perché mi sono messo in testa di influire. Cioè io voglio che il nostro voto influisca veramente, cioè, io ti voglio vedere in finale, se ti voglio vedere in finale ti devo dare 10, non perché la canzone valga 10,
magari la canzone vale 8, però io ti voglio dare 10 perché io ti voglio vedere in finale, perché la tua proposta artistica mi piace. Una cosa io non ho capito, sei seduta sul divano con in mano che cosa c'è? L'Hendrix, il gin. C'è un refuso nel testo. Ecco. C'è un refuso nel testo. Allora, nel testo è scritto male perché è scritto Edrinx. Si può dire? Ah, no, Edrinx. Ah, ok. Perché sei astemio come me, per quello che non hai capito. Dopo me lo sono fatto spiegare pure io. Mi piace il vino. Noi siamo a cappuccino e cornetto, hai ragione. Ti do 10. Comunque, vado a cercare la paletta e ti 10. Grazie mille. Okay. Totale 37. 37, perfetto. Via. Avvisiamo già Bruno Vespa che facciamo un po' tardi questa sera, quindi sì, lo chiamo subito.